fatto un errore. Purtroppo abbiamo scoperto che nello scorso episodio ho probabilmente utilizzato un oggetto importante che non dovevo fare. Questo perché stavo cercando appunto di giocare il DLC e sto cercando di forzarmi nell'ultimo periodo di giocare gli RPG in generale utilizzando gli oggetti che ti danno e sfruttando le funzioni che ti ha a disposizione del gioco. Quindi non cercando di casomai tenere tutte le cure, tutti gli elisir, tutte le saette runiche fino alla fine del gioco per poi mai utilizzarle. E ecco perché non si fa solitamente. Potrei sbagliarmi, forse non era un oggetto di una quest, ma penso proprio che lo era. Se è così, tra l'altro, è davvero da bastardi fare un oggetto di una quest che ha uno scopo, che serve a qualcosa e che lo puoi consumare e perdere. Speriamo di rialzarci un pochino il morale andando nella zona dei draghi. Ma Bambi, dirò che sei ridatato, almeno te stai bene? Io non molto. Oggi andremo avanti in questa direzione qua e esploreremo finalmente l'area dei draghi, perché non riesco più a fermarmi dal farlo. Spero di riuscire a raggiungere questa mappa, ma guardando proprio nella mappa non credo la raggiungeremo. Credo che l'intera zona dei draghi sia completamente scollegata e questa qua potrebbe essere la zona con la palude di morbo mortale o quello che sarà. Quindi se la raggiungeremo non penso lo faremo da di qua, ma forse da qua. Dobbiamo esplorare l'Altus Ombra per poi scendere qua sotto, scendere qua, andare in a potenziale palude. E questa mi sembra palude. E tanto stavo guardando anche per bene la mappa, perché ovviamente sono molto curioso di vedere che cosa c'è di strano in queste aree. Questa ancora mi confonde un sacco. L'unica cosa che posso ipotizzare per adesso è che sia un campo fiorito. Tra l'altro forse sono io che sto guardando questa mappa qua da troppo tempo, ma non vi sembra la testa di un serpente? Tipo qua la testa di un serpente. Questa invece è tipo la linguetta che esce fuori. Ho guardato parecchio lungo sta mappa. Ma prima di iniziare voglio almeno testare la cosa che mi ero dimenticato di fare nello scorso episodio. Durante il backtracking avevo in mente di fare questa cosa qua, ma poi me ne sono dimenticato perché avevo un sacco di altre cose da controllare. E tra l'altro sì, oggi stiamo utilizzando le spade danzanti di Rana. L'ho portate fino al più 10. Dal loro danno base non mi sembrano così tanto un granché, perché faccio 707 danni con loro. Non è altissimo per il DLC, però non lo so, forse essendo comunque veloci il danno funzionerà bene. Non ho idea, vedremo in ogni caso. Qua io volevo testare il ramo ammaliatore, che se non sbaglio abbiamo, sì, perché non ho utilizzato niente nel gioco base. Come sapevo, è lo stesso simbolo di ramo ammaliatore. Non sa mai che funziona tipo in questo modo qua. No, non funziona in questo modo qua. Ok, va bene, check fatto, cosa controllata. Andiamo avanti nella base del picco frastagliato. Non so se oggi raggiungeremo Bale. Bale! Però sicuramente voglio provare. E tra l'altro, tutte le rune che ho utilizzato nello scorso, che ho tenuto nello scorso episodio, le ho utilizzate per fare due livelli in vitalità. Ora siamo a 54. E abbiamo pure, l'avevo già detto la scorsa volta, però abbastanza anche intelligenza per utilizzare questa arma qua. L'ho utilizzato un minimo. Non mi sembra però una main weapon. È tipo da tenere secondo me nella mano secondaria ed è per tenere pressione al nemico. Secondo me c'è un modo super specifico per essere utilizzata, ma non è l'arma con cui devi andare a cazzo duro per combattere l'avversario e basta. È più specifica come cosa. E perché loro due combattono? Cosa mi rappresenta? Uno è un drago anziano, l'altro un drago minore e basta? L'unica differenza è appunto l'elemento che utilizza. Perché lui utilizza soltanto il fuoco ed è la vecchio combattimento con un drago. Quello invece utilizza il fulmine fuoco. Io li lascio combattere, non ho motivo di andare a lottare in mezzo a loro due. Penso sia una mossa poco intelligente. Quindi se uno uccide l'altro è stato un vantaggio per me. È figo vedere interazioni del genere, senza alcun dubbio. Però è davvero fastidioso se poi devi battere uno dei due nemici. Perché appunto la soluzione intelligente è attendere, che non è mai troppo divertente. Ok, quello è quasi morto. Pensai che quello sta per morire, vero? Inizia a castarmi i buff e poi andiamo da lui. Ah, non c'ho il balsamo corretto. Ho ancora il balsamo dello scorso episodio, che non funziona bene qua. Vabbè, me lo bevo comunque giusto per il gusto di farlo, ma non ci darà niente di veramente utilizzabile. Vieni qua, drago del picco frastagliato. Tempo di combattere. Non ho mai utilizzato quest'armo qua per bene fino adesso. Quindi tu sai il mio il mio modo per testarla. Ho messo come amuleti quello dell'attacco in salto e quello dei colpi multipli, perché dovrebbe funzionare, penso, molto bene. Però non so fino a quanto. Ok. Ok. Non t'azzardare. Ok, buono. Sta funzionando bene, eh? Sta funzionando bene. Col fatto che le spade curve fanno così tanti colpi a con l'attacco in salto, è facilissimo attivare l'abilità dell'arma. Ok. Ah, non volevo fargli subito repost. Si è alloccato immediatamente sopra. Non volevo, vabbè. Speravo di potergli fare qualche colpo in più alla faccia. Tipo così. Eh no, eh. Sopra un nemico del genere, questo va
con questa build sta rivelando essere molto buono. Molto, molto buono. Abbiamo fatto meno fatica rispetto alla scorsa volta con le katane doppie. Addirittura la katana ammazza draghi. È stata super, super, super bene. Mi dà qualcosa di speciale? Ok. Calmo. Aspetta che mi siete in stracci. Chissà com'era in passato. Forse in futuro vedremo in full armatura e qualcosa di speciale. Drake Warrior. Dear friend. Grant me this one wish. Take this finger, my finger. Scale the jagged peak. Face Bale the Dread. And when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Dito torto di Egon, oggetto chiave. Ah, tra l'altro, cosa che mi ho dimenticato di leggere. Questo qua. Fioritura del calore di drago. Mentre ritornavo fino a quest'area qua, perché l'ho rifatta a piedi giusto per controllare se avevo mancato qualcosa, c'era un punto al lato della strada dove c'era questo fiore. Non l'ho mai letto. Fiore della forma inquietante, irrorato di sangue caldo. Fiore che sboccia una sola volta dai cuori di guerrieri caduti che hanno preso parte alla comunione draconica. Sboccia. Ah, perché sono le foglie. Ho capito che foglie sono. Sono oggetto che tieni infinite volte nel gioco base. Le foglie capillari. Che sono rare ogni volta che la coi dice oh, c'è un oggetto raro e poi si rivela sempre su una foglia capillare. Ma sbocciato. Perché la foglia capillare allora vuol dire che anche nel gioco base ovviamente sono luoghi in cui sono morti dei guerrieri. E per questo trovi così tante foglie capillari anche sopra i guerrieri. E quando invece c'è un guerriero che ha consumato un drago, esce fuori anche queste schegge e fiori a tema. Ci sta. E dito torto di Egon, il guerriero draconico spezzato, contorto e nodoso nonché scolorito all'interno. Al cospetto di build terribile, evoca il guerriero draconico Egon dal suo segno. La mia anima giace ancora sulla montagna. Allora, la mia domanda è questa. Devo evocarlo ed è una questline alla mod di Dark Souls 2 o non devo? Ok, non dice niente. Resetto l'area giusto per vedere. Siamo a 250 ore di run, gente! 250 ore di Mbembidi! Resetto l'area per vedere se cambia il dialogo, perché la scorsa volta aveva cambiato dialogo molto molto spesso. Vediamo. È morto. Ok, faccio così. Ok, no, non posso neanche colpirlo. Proprio, proprio morto. Non è che sta fingendo come Patches ha fatto in passato o altro. Non che mi sia aspettato che lui avrebbe finto la sua stessa morte per qualche strano motivo, però. C'è niente all'interno di questa arena? Qualcosa che devo controllare di aggiuntivo? Qualche segretino, entrata di un mini dungeon? Punto da cui possiamo guardare nella distanza? No, in questa arena qua non c'è niente. Possiamo soltanto andare allora dritti, molto probabilmente. Sì, qua non c'è nulla. Ah, ecco, vedete? Questo qua. Avevo trovato uno di questi. Che appunto nasce dal corpo di un cavaliere sconfitto. Non l'avevo neanche notato come cosa la scorsa volta, perché l'ho letteralmente preso a random mentre correvo in questa direzione qua. Va bene, andiamo dritti allora, di qua. Picco frastagliato, non siamo più alla base. Adesso siamo nel picco frastagliato vero e proprio. Dobbiamo ancora continuare a salire, porca vacca. Troveremo subito un'altra grazia, visto che ho sconfitto un boss nel... Da quando ho trovato l'ultima, anche se è ancora super vicina. Oppure dovrò rifare ogni singola volta questa area qua se poi muoio. Anche se non sto morendo troppissimo nei DLC, è proprio perché ho speso il tempo per ottenere gli oggetti per livellarsi. È per adesso molto molto fattibile il tutto. È una cosa strana. Elden Ring è un gioco che mi piace un casino, però non lo metto nella mia top di giochi di From Software, purtroppo. Non è nella mia top 3 personalmente, perché so che può sembrare assurdo. Dal mio punto di vista è meno skill based. Da persona che sa fare Malenia no hit e so fare la Malenia con solo parry, è il gioco meno skill based, proprio perché dipende poco quanto sia bravo. Ovviamente se sei un mostro non importa nulla, però quello è un argomento a parte. Però per un giocatore normale la cosa più importante in assoluto è solo soltanto la tua build. Tutto il resto è abbastanza superfluo. Per chi non lo sapesse, esempio, il caso secondo me è sempre più
divertente ed esagerato a riprova della mia tesi, della mia ipotesi, della mia agenda, è appunto il fatto che... La prima fase di Malene l'ha battuta un pesce rosso. Pesce rosso che hanno collegato a uno schermo con degli input a random dove si trova il pesce rosso nella sua... acquario funziona. Ecco, il pesce rosso ha battuto la prima fase di Malenia. Perché? Perché aveva una buona build. Ci batte kit, ma ci basta così poco. Ovviamente se impari puoi fare anche la boss fight no hit con soltanto parry, eccetera eccetera eccetera, nel modo più complesso possibile. Però se c'è la build corretta non devi imparare tecnicamente niente. Come ad esempio il leone danzato abbiamo sconfitto nel Legacy Dungeon di 3 episodi fa a questo punto. Io l'ho battuto a first try. Non è che conoscessi la boss fight, non è che l'avevo capita. Probabilmente c'avevo semplicemente una build buona per quel momento lì. Avevo preso abbastanza frammenti da Albero Umbra per essere decentemente livellato e preparato per la lotta. E quindi l'ho battuto. Però quella è la ragione. Principalmente quella è la ragione. Non ho contato se mi servono ancora 3 frammenti o 2. Cioè ancora 2 frammenti o 3. Stiamo continuando a salire ma non sto trovando niente. Neanche dei draghi né nulla. Oh, drago antico. Non ho trovato ancora una grazia né nulla. Ok, va bene. Quest'area qua sarà soltanto con draghi al suo interno? Non troveremo neanche casomai delle bestie umane di Farumazula o creature del genere? Sarà solo fatta in questo modo? Era proprio un drago antico. Domanda, io posso mettermi su quest'arma anche se è speciale? Sì, posso mettermi il grasso draco lacerante, vero? No, non può. Ma perché non posso? Perché è speciale? Ah, bene. Ok, peccato. Sarebbe stato figo farlo. Non ho però la mia risorsa perché l'ho utilizzata per la scorsa boss fight. Voglio comunque provare a sconfiggerlo. Non so se sarà a sua volta anche lui un boss, ma ci sta a combatterlo. Drago antico Senesax. È uno dei draghi che ha tradito Placidusax. Uno di quelli che ha dal lato di Bale e che l'ha tradito in quel modo. Attenzione, non t'azzardare. Aia, porca vacca. No, siamo nella... Siamo nella, nell'acqua. È baffato, vuol dire, come nemico. Perché siamo nell'acqua. Oh no. E non potrò mai colpirlo sulla faccia con un'arma del genere, penso. Però è buona come arma, eh. Senesax non si è mai sentito nominare, ma segue il modo di nominare i draghi direttamente collegati a Placidusax per ovvie ragioni. Quindi Grandsax, Senesax, Lansax, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cosa fai? No, 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 no. Ah, questo mi prende. Non mi ha preso! Non so come non mi ha preso! Oddio. Porca vacca. Siamo nell'acqua, quindi adesso ogni suo attacco c'ha pure un AOE. Porco il culo se è difficile così. Se ogni attacco ha un AOE grande 12 km, io faccio molta fatica qua. Fino a qua arriva? Allora, qua probabilmente ci moriamo. Vabbè, ma con pure un delay assurdo. E poi ci proviamo con un'altra arma per lui. Pure! Ok, mi ha preso tutto. Impossibile evitare una singola mossa. Non mi sono salvato da uno. Vabbè, ma pure i fulmini random fanno così? Ma what? Cosa significa? Dovremmo la grazia. Devo rimettere il balsamo e tutto. Con cosa andiamo? Se non sbaglio è resistente al fuoco, quindi non spadone di Shida. Penso doppia katana base faremo. Va bene, rieccoci qua. Allora, andiamo full difesa elementale. Quindi ho l'amuleto per resistere al fulmine. E abbiamo già un 55% di riduzione del danno da fulmine. E ci castiamo fortificazione del fulmine aureo. Penso mi senta da parecchio distante, quindi lo faccio subito. Vai. Drago antico Senesax, come stai? Tutto bene? Purtroppo non ho l'altra lama in mano adesso. Vai. Aia. Ok, vedete, così non mi fa danno praticamente. Proprio perché mi sono setappato full difesa elementale. E quindi questo qua è il risultato. Vai, 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 vai. Purtroppo non potrò mai prenderlo in faccia anche se è il suo punto debole. Perché c'ha la faccia troppo, troppo alta. Gli ho fatto, se non sbaglio, come un sanguinamento, era. Penso un po' di sì. Tu mi darai un nuovo incantesimo, spero. A sto punto... Spero tu mi dia quell'incantesimo lì, l'artigliata con le esplosioni elementali. No, non azzardare. Se mi prendeva, mi arrabbiavo lì. Questo mi ha preso invece. Ma io come faccio? Cioè, in ogni singolo istante sta colpendo qualcosa perché i suoi fulmini vanno ovunque. Quando ho il tempo di attaccare tranquillamente e safe? Non ce l'ho. La risposta è che non ce l'ho. Ok. Casta questo. Buono. Così è proprio una guerra d'attrito. Io non faccio danni a lui, lui non fa danni a me. È assurda come cosa. Ah, non mi fai questo. Ok, nice. Alto sanguinamento. Non t'azzardare, questo mi fa esplodere. No, invece no. Ok, questo mi fa esplodere. No, invece l'avevo già saltato. Ok, c'è un ritmo che puoi prendere per gestirlo meglio, ma è comunque un incubo come lotta. È davvero, davvero molto fastidiosa e molto difficile in questo modo qua. Però se leviamo dall'equazione il danno elementale, che avete visto lì, non avevo più la fortificazione.
No, elementale. È tutto molto fattibile. Vinci questa guerra d'attrito, Mobempidi. Mostra chi è il vero drago dei fulmini. Anche se non li stai utilizzando per niente questi 10 qua, perché sono davvero difficili da utilizzare nel Eldraring di fulmini. Aia. Vai. Aia, 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 aia. No, 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 non mi fregare così, non mi fregare così. Non mi fregare così. Siamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine. Non mi fregare così, non mi fregare così. Ok. Ok, sconfitto. Questa era la build corretta per gestirlo. Immaginavo... No, ma come immaginavo niente di nuovo? No, speravo invece nella... nel nuovo incantesimo. Speravo qualcosa di... delle informazioni in più. Vabbè, meglio che niente, però... potrò utilizzarlo per portare altre armi al più 10 o al più 25, però... speravo di trovare tipo la... l'artigliata di Lance... no, di Sensax. Di Sessax. L'artigliata del sesso. Speravo di trovare l'artigliata del sesso. Avete visto comunque come ha funzionato come build? La cosa che avevo scoperto proprio a fine Elden Ring... è che se vai di full build difesa con gli incantesimi difensivi, se il nemico fa danni elementali, sei incredibilmente resistente. L'avevamo visto particolarmente con Radagon, con le bestie ancestrale, boss fine del gioco. Avevo l'incantesimo per aumentarmi la difesa dal divino e non mi facevano praticamente nessun danno. Per questo infatti ho battuti al terzo tentativo, nonostante anche all'epoca lo spawn di Cida dovesse ancora ricevere un sacco di buff e tutto. O anche Placidus, se non sbaglio, l'avevo combattuto così. Mentre Godfrey mi aveva dato enormi problemi perché c'è in realtà l'incantesimo che ti dà... resistenza anche dal fisico, però non l'avevo utilizzato perché pensavo non fosse buono. Lo testeremo in futuro di sicuro in questa DLC qua. Ci sarà un'occasione in cui trovo un nemico che fa troppi danni di quel tipo lì e dovremo cambiare. Ok, si continua a salire. Draghi. Draghi morti. Draghi morti morti. Quanto siamo adesso in alto? Sicuramente non l'ho ancora in cima. Non penso che possiamo essere tipo di già un drago bale o roba del genere. Sarebbe anche un pochino corta come area per occupare una zona così tanto grande la mappa. Però c'è molta più tempesta adesso. Siamo molto più in alto nel luogo, chiaramente. Ok, nuova grazia. Bel casino con tutta questa tempesta qua, eh. Porca vacca. Versante del picco frastagliato. Recupaggiamoci l'arma di prima e andiamo avanti. Voglio comunque parlare per bene. Quello è un nemico che ha... davvero difficile da combattere con un'arma con relativamente poco range, dove non posso in nessun modo utilizzare lo sweet spot. Probabilmente potevo battere anche con questa qua, però secondo me era più adatta farlo con l'altra. Ok. Ok, prego, calmo. Questa è la strada giusta? No, aspetta, pensavo che di là fosse la strada giusta. Tanto con siamo lontani da... no, qua non si raggiunge, infatti. Lui non si raggiunge neanche lontanamente da qua come pezzo di mappa. Che sto in un altro luogo. Melme. Ok, ci sono due strade? No, 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 è l'altra, quella principale, questa è quella invece secondaria dove c'è semplicemente un oggettino. Dammi l'oggettino. Gimme the small oggetto. Recettario di Egon 2, beh, ha senso. Abbiamo trovato il recettario di Egon 1 vicino alla comunione draconica. Troveremo anche questo qua. Torniamo alla comunione draconica. Torniamo un attimo alla comunione draconica. Uno, posso livellare. Dammi 55 di vitalità, arriviamo a 60, come ho già detto. Due, torniamo alla comunione draconica. Uno, perché voglio prendere con i cuori di drago l'incantesimo del drago spettrale che abbiamo contato la scorsa volta. E due perché, speravo che o il drago anziano di fuoco elettro cesse qualcosa o senza desse qualcosa, ma purtroppo nessuno dei due dà niente. Vabbè, mi mangio però questo, dai, mangiamoci tre cuori di drago. E non leggiamo ancora la roba di Bale. Te hai qualcosa da commentare riguardo? Chiedi di Egon. I remember that name well. The broken drake warrior, driven by bottomless hunger and fiery ambition. Precisely what the dragon lord envisaged for men who partake. In dragon communion, the mad hunger and fierceness of spirit that only flows from those young and short of sight. He rather reminds me of Bale. In fact, such thoughts are unfathomable to ones as old as we. È molto antica sacerdotessa. Non mi convince proprio questa frase qua. Pensare che si adattano a una persona molto giovane. E poi ha detto di Bale la stessa cosa. Però aveva anche detto che Bale è uno dei draghi più antichi. Quindi ok, forse perché si riferisce a Bale dell'epoca. Quindi Bale di migliaia di anni fa. Forse era ancora giovane all'epoca e ha deciso di attaccare Placidus Ax. E chiaramente Placidus Ax stava sfruttando le persone disposte a consumare il cuore di drago per il suo fine, per il suo scopo. Vabbè, ovviamente. Sappiamo già che la comunità draconica non porta niente di buono. Accorcia soltanto di gran lunga la vita di tutte le persone che ne fanno parte. Placidus Ax lo sta facendo soltanto per il suo scopo e fine personale. Chissà però se chi aveva ragione tra i due. Cioè Bale aveva una ragione vera e propria per attaccarlo e c'era un vero motivo del perché l'aveva fatto,
o era semplicemente perché voleva diventare il maschio alfa, il sigma male del Farum Azzurro e prendere il controllo. Non sappiamo niente della personalità e di Plushusax fino adesso. La prima cosa che abbiamo saputo della sua personalità è che ha creato la comunità draconica, che è molto opinabile. Capisco volere vendetta, ma creare un'intera sorta di genocidio della razza che ti ha causato una ferita, non sappiamo quanto fosse grave la ferita, potenzialmente molto grave la ferita, è comunque tosta come cosa, eh? Non è proprio il più tranquillo e pacato il nostro signor Plushusax, potenzialmente. Io avevo ipotizzato che fosse in realtà un lord relativamente tranquillo e buono, però perché sappiamo che regnava sul creato, però non c'era nessun indizio sul fatto che fosse belligerante, cattivo altro. Anzi, a Farum Azzurro c'era la presenza di bestie umane, la presenza comunque di forse anche potenzialmente inhumen, la presenza di diverse forse culture anche lì, e sembra che l'interregno prima di Maika fosse più tranquillo. Quindi abbiamo scoperto che fosse un relativamente buon sovrano. Posso salire da là o posso salire da qua? La prima si controlla di qua. Però iniziare un genocidio basato sul cannibalismo di tuoi simili, un po' meno chill come cosa, un po' meno pacato, tranquillo e qual è il termine corretto? Ragionevole? Potremmo dire ragionevole forse? Diciamo ragionevole. Qua però c'è un micro cieco, non posso andare avanti? Ha forse un modo per tornare indietro? Sto facendo a ritroso, ma non dovrei. Dovrei farlo in un'altra direzione. E questi fulmini qua che compaiono periodicamente sono quelli di Bale. Tra l'altro, una cosa che stavo pensando tra un episodio e l'altro, perché potrebbe essere interessante da discutere e potrebbe essere interessante come argomento. Ormai abbiamo confermato al 99%, a meno che non ci rivelano qualcosa di strano, che le terre dell'ombra sono un luogo in cui fluiscono i morti e ci arrivano gli spiriti. Le persone morte arrivano qua. Per questo ci sono i draghi spettrali, per questo ci sono gli uccelli becchini che conducono alla morte, per questo ci sono tutte le lapidi, eccetera, eccetera, eccetera. Noi potremmo rincontrare personaggi che sono morti? Questa qua è una domanda che avevo già posto durante la mia teoria, dopo il trailer rilasciato a inizio anno, dove ipotizzavo che potenzialmente potremmo rincontrare effettivamente Marika stessa come combattimento. Perché Marika vera e propria non l'abbiamo mai incontrata in nessun modo in Elden Ring base. Abbiamo incontrato la sua statua, abbiamo combattuto contro Radagon, ma mai veramente con Marika. Quindi mi è sempre venuto il dubbio di forse potremmo avere una forma di Marika vera e propria all'interno del DLC. Ma c'è anche l'ipotesi che non incontreremo dei personaggi già conosciuti, anche se potrebbe essere, non sa mai. Godefroy parte 2, sarei molto contento. Però potremmo anche casomai incontrare personaggi come Bale. Bale è qua, ma non sappiamo se Bale è qua perché è stato cacciato nelle terre dell'ombra da chiunque ha nascosto questa sezione dell'interregno nelle terre dell'ombra. Potrebbe essere finito qua perché è morto, è stato ucciso da qualcuno, potenzialmente anche Igon stesso, non sa mai. E quello che sta facendo la sacerdotessa e gli altri è semplicemente una tortura costante di quello che è ormai anche la forma morta di Bale. È molto metal come cosa da pensarci, però potrebbe essere? Maybe? Cacchio, si sale. È soltanto una scalata costante questo luogo qua. Potremmo andare sicuramente anche là sopra. Penso di sì. Però controlliamo prima la parte qua in basso. C'è qualcosa vicino a queste melme? C'è un oggettino dorato. Pietra di drago? Pietra di drago. Non aspettavo nient'altro. Va bene. Però per adesso è stato qua un corridoio, eh. Proprio un corridoio. C'è della gente che si lamenta che la vetta dei giganti, il picco dei giganti è più lineare come area. Io non l'ho mai trovata troppo fastidiosa perché comunque è in realtà parecchio grande. Questo è proprio un corridoio per adesso. Non è che ci sono molte altre opzioni di esplorazione. A meno che non ho perso dei bivi, però sembra proprio una zona chiusa stessa. Forse dovrei interpretarla più come un Legacy Dungeon e non come una mappa aperta del gioco. Dove sto finendo? Il fatto è che è pure tutto su una dislivello assurdo pieno di rocce. Non so dove sto andando. Non so cosa sto facendo. Sicuramente devo andare su. Ah, ma questo è Only Up in Elden Ring. La mod che ho giocato in realtà era veggente. Vediamo nel futuro. Si fa veramente Elden Ring Only Up. Dobbiamo solo andare su. Ah, e allora ha senso, allora mi torna. Hanno visto il successo di giochi come Jumping, Getting Over It, Only Up e tutto, e quelli di From Software si sono detti: cacchio, non possiamo rimanere indietro. Noi siamo quelli famosi per fare giochi difficili, e adesso questi nuovi giochi qua vengono considerati ancora più difficili dei nostri. Non mi sembra giusto. E quindi hanno fatto la loro versione di Elden Ring Only Up. Ok, ok, però mi sembra più facile di Elden Ascent. Si può cadere poco, è semplicemente un salire.
La parte difficile di quel gioco lì è più che altro platforming, non semplicemente il salire e basta. E qua è pieno di cadaveri con la fioritura del calore. Del calore di Drago, sì. Siamo vicini a Bale. Dove siamo adesso? Penso che siamo vicini a Bale. Facciamo Bale oggi? Non pensavo ci siamo Bale oggi. Finiamo queste aree qua molto più in fretta di quanto mi aspettassi. Ci abbiamo messo un sacco di tempo a fare sepolcrede. No. La piana dei sepolcri. E poi ci stiamo mettendo relativamente poco a fare il resto. Strano però ci può stare, eh. Sepolcrede mi ha richiesto il quadruplo del tempo di ogni singola altra area del gioco. Quindi potrebbe essere così, non mi sorprende troppo. Ok, checkpoint. Mi sa che siamo da Bale. Mi sa che siamo da Bale. C'è un'arena gigante davanti a noi. Mi sa che siamo da Bale. What the fuck? Ok. Vetta del picco frastagliato. Siamo alla vetta. Mi sa che siamo da Bale, gente. La domanda ora è: troviamo qua direttamente anche l'evocazione per Egon o cosa? Perché se c'è anche qua da evocare o qualcosa del genere, questa è chiaramente Bale. Se no potrebbe... No, è Bale, è Bale. Sicuramente Bale. Un'arena così grande non può essere alto. Sembra quasi l'arena di Placidusax per come è grande. Anche se sembra essere peggiore, perché ci sono anche degli scheletrini che potrebbero mangiarti dei roll, bloccarti gli attacchi, roba simile. Quindi è una cosa che spero rendino migliore in un futuro casmai Elden Ring 2. Il combatto su un dislivello, ed è il motivo del perché l'arena di il gigante di fuoco, secondo me, è una delle peggiori del gioco, funziona davvero davvero molto male. Non so come potrebbero fixarlo, però se qualcuno è in grado di farlo è From Software, che sono sempre molto bravi da questo punto di vista. Ah, alla fine non ho mai contato cosa fa il recettaio. Carne da comunione draconica. Pezzo di carne animale che mette un calore inesoribile. Imitazione di carne di scaglia di drago prodotta all'uomo e usata per saziare la fame dei guerrieri draconici, seppur temporaneamente. Aumenta ovviamente vitalità, vigore, forza e destrezza, ma consuma gradualmente PV. Quindi è uguale a quell'altro oggetto che avevamo trovato, ovvero la carne di scaglia di drago. Solo che questa qua è quella vera, l'altra invece è un facsimile creato dagli umani. Aspetta però, prima di entrare... abbiamo due cose, adesso che ci penso. Sto pensando bene alle quest ora. Questo qua, l'infuso di Thiolier, che parla di draghi. Come trasuna anche un drago antico. Come lo uso? Si usa? Perché su di lui non so come si possa utilizzare. L'infuso di Thiolier. Se c'è un drago che ti sta cercando di mangiare. Si può usare sopra di lei? Sulla sacerdotessa, che anche lei è un drago a questo punto qua. Sacerdotessa. Warrior troop. Forse c'è un altro drago da qualche altra parte, eh? Forse c'è comunque qualcosa dopo Bale. In ogni caso, penso che siamo pronti al combattimento. Bale! Sono pronto a combatterti e utilizzerò Voto Aureo e Fiamma Proteggimi, perché credo siano le cose sensate da utilizzare. Penso che ci sarà una cutscene qua, quindi lo utilizzo subito la roba, anche a costo di casomai perdere un minimo di tempo per utilizzare queste cose qua. Però penso che che ci sia una cutscene per un nemico del genere, no? Ok, Bale il terribile, salve. Ok, quindi forse non devo fare resistenza al fuoco? Devo fare resistenza ai fulmini? Devo fare resistenza ai fulmini? È proprio un drago. Cioè, è un drago. Non è un drago antico, non c'ha quattro zampe e il set di ali. Ha soltanto le gambe così. Ok, gli manca una gamba. What? Ok, anche. E probabilmente il punto debole della testa come al solito. Non mi è sembrato. Aia. Ok. Salta via. Lui è proprio una boss fight super originale. Non è in nessun modo uno dei classici draghi o roba che abbiamo visto in passato. Che figo. Ok. Ah, mi prende pure così. Pensavo fosse un'artigliata qua. Faccia e non facesse nient'altro. Ok, per fortuna c'ho la resistenza al fuoco. Per fortuna. Non sta andando molto bene. Non sto capendo come devo attaccarlo, come devo gestirlo. Non so se colpigli il mozzicone sia utile. E questo ne prende? Eh sì, per forza. Posso chiamare qua torrente? Non posso chiamare qua torrente, ok. Era un valido check perché con un'arena così grande, un nemico così grosso, poteva essere il caso, invece no. E lì cosa potevo fare? Era combo assicurata praticamente. Ok, lì mi dovevo curare due volte, però se no morivo. Quindi avevo di nuovo poche opzioni. No. Ok. E salta via. Molto difficile da gestire. Ok, lui c'ha range. Non è come gli altri tagli di DLC, c'ha range. Oh, ma porca vacca, salti fino a qua? Ok, non ho mai tempo di curarmi. Devo farlo, non dico no damage, ma molto per bene. Porca vacca, se anche lui è distrutto. La sua lotta faccia giù sax se... E se ha lasciato entrambi mostruosamente feriti. No. Porca vacca, esplode pure così. Attacco del genere. E vabbè, ma con quale cazzo di range? Tanto che danno mi ha fatto, porca vacca. Poi probabilmente ci muoio. Sì. Ok. Questo dobbiamo capirlo come boss fight. Che figo però. Usa la coda per compensare la gamba che gli manca. Le ali non volano più perché sono ormai distrutte.
Però non potevo evocare Aegon. Non riutilizzo subito una setta runica perché voglio imparare la boss fight e... non so se riesco a battere, diciamo, il secondo tentativo. Utilizzo le setta runica quando ho la sicurezza di poterlo battere. Niente cutscene, però, niente cutscene. Aegon? Adesso spendo un attimo anche a guardare l'arena. Forse ci potrebbe essere qualcosa lì dentro. È qua Aegon! È qua Aegon! Salve! Proviamo a evocarlo, giusto a vedere cosa succede. Forse... ho provato a evocarlo per vedere cosa succedeva. Sta combattendo o no? Sta combattendo, sta combattendo. Se vedete là dietro sta cazzeggiando per adesso, va bene. Però sta combattendo. Ok, sì, dobbiamo colpirgli la testa, se non si riesce a fare nulla. Ok, nice, questo è un buon momento per colpirlo. Lui utilizza quell'abilità lì. Ok, mi ha levato un pochino l'aggro. Devo evocarlo per sicurezza, voglio vedere se si può fare qualcosa. Ok. Ok, ok. Però non vorrei combatterlo con Aegon. Però la sua quest è chiaramente indirizzata in quella direzione lì. Forse devo tenerlo evocato. Ok, via, 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 via. Porca di quella vacca, che cos'è? Fase 2. Ha una fase 2, buono a sapersi. Mi sono spuntate le ali, cos'è successo? Oh no, oh no, oh no, che è sta roba? Che è sta roba? Che è sta roba? E infatti mi arriva qua da in faccia. Esplode quel pavimento. Gli ricrescono quindi le ali e poi diventa un casino. Gli ricrescono le ali, tra l'altro, eh? Che figo sto combattimento ampio, sto facendo un botto. Dai, ti prego, porco il cazzo. A true great warrior, and I, Aegon, your fear made flesh. Preso. L'ho rollato.
in vita! Haunt me no longer. Grutato non si muove, rimaneva fermo sullo stesso punto perché avesse perso le gambe. E quindi si era trascinato fino a metà della scalata. Porca vacca. Molto figo come combattimento. Sicuramente in futuro lo voglio rifare per bene. Anche senza evocazione, per avere tutto il focus dell'avversario su di me. Mi è piaciuto un casino. Placidus Axe è uno dei miei preferiti del gioco base. Questo anche a sua volta è piaciuto un botto come combattimento. Mi fa... avere delle boss fight del genere mi fa dispiacere di non avere più combattimenti unici in Elden Ring. Sono comunque pochi per i miei gusti. Fighissimo però! Con un punto vita rimanente potevo curarmi e ho detto no, lo posso uccidere! Sono talmente vicino a batterlo che posso batterlo! Terzo tentativo, let's go! Bellissimo combattere con quest'arma qua. Funziona davvero bene come... come build attaccando in salto in questo modo. Che poi attacchi fighissimi faceva il boss, porca vacca. Inizio della boss fight è andata male perché stavo cercando appunto di coprire le rune, non volevo perderle. E quindi credo di aver perso in realtà la maggior parte del mio buff e dei miei potenziamenti. Semplicemente perché mi bloccava la strada del drago. E probabilmente adesso da qualche parte troverò qualcosa di lui. Perché di sicuro adesso questi Eagle l'ho fatta. Non ho dubbio al riguardo, non posso averla persa per questa cosa qua. Però non ho trovato nulla per contraccedere con la cosa di Tiolier, quindi ipotizzo che sia... un altro oggetto del futuro, ci sarà un'altra cosa tema draghi in futuro. O potrà avere un'interazione speciale al di fuori dei DLC, ma non credo. Leggiamo! E possiamo adesso anche andare a leggere quello che si può craftare con il suo cuore. Che non è una rimembranza, è un cuore. Cuore di Bale. Offre il potere di Bale al grande altare della comunità iconica. Il cuore biatriale di Bale il terribile. Ricoperto di corna di breccia e grondante di fluidi rossastri. Di volo sul grande altare della comunità iconica per assorbire il potere di Bale. La comunione nella sua accezione più pura, stando alle parole della sua sacerdotessa. Non mi dice troppo al riguardo. Anche se non c'è molto come descrizione, non mi rivela troppo. Però un sacco di rune, 600.000 rune se non sbaglio, mi ha dato che sono davvero tante che potrei fare addirittura due livelli. Porca vacca, siamo a livello 200! Livello 200, gente! Siamo arrivati! Porca vacca, se ben mi ha livellato. E? Ricarica un secondo l'aria. Covo del terribile drago. Quindi questa intera area qua si è visto un corridoio lunghissimo. Un po' un peccato. Spero ci fosse un'intera area dedicata ai draghi, ma non era più che altro un'intera area dedicata a Bale, il drago. C'è da qualche parte per casa la mod di altre quest del passato di From Software. Qua Egon con cui parlare o il suo set o roba del genere. Di sicuro ce l'ho fatta. Non posso aver sbagliato. Sì, qua non mi sembra di vedere niente. Andiamo alla chiesa allora. Sacerdotessa della comune draconica. Dimmi tutto. Ecco, oh. Lei non mi dice un cazzo. Lei se n'è andata. Cuore di sacerdotessa. Martello fior di pietra. Non avevo mai scoperto il suo nome. Sarebbe stato figo se lei avesse avuto un nome alla mod appunto di Placidus Axe, Grand Axe, Fortis Axe e roba simile. Qua non c'è Egon. Dove potrebbe essere? Sul suo cadavere? Spero ci sia qualcosa. Mi sembrerebbe assurdo al contrario. Non penso che qua sbloccherò niente di nuovo, no. Ma ora posso finire leggere questo qua. Arcano 49, arcano 53, quindi non potremo mai utilizzarli come incantesimi. Uno degli incantesimi supremi della comunità draconica invoca lo spaventoso potere di Bale il Terribile. Evoca la forma del terribile drago che emette un soffio di fuoco accompagnato da un potente ruggito, causando violente eruzioni di fuoco nell'aria. Anche dopo è stato consumato, il cuore pulsante di Bale rifiuta di sottomettersi, forte come non mai. Un giorno ridurrà a incinere il corpo e l'anima di chi l'ha divorato per entrarvi in comunione. Una fine inevitabile. Quindi entra in comunione quando entrambi muoiono. E l'altro... oh, dice la stessa cosa! Ah, speravo così in più. Crea una rappresentazione del terribile drago sul braccio destro e colpisce i nemici con la sua ala troncata ammantata di fuoco fulgurante. E quindi, come abbiamo visto, era non un drago antico classico, era un drago minore, drago anziano. Speriamo che allora mi dica qualcosa... il set di lei, quello che mi ha droppato lei. Cuore di sacerdotessa trasforma un corpo umano in un drago antico e potenzia gli incantesimi del culto draconico. Ecco come si trasforma in drago. Ecco. Il cuore di pietra di una sacerdotessa della comunità draconica. Se usato senza vestiario, tramuta la carne umana in drago antico, ok, che è proprio come in Dark Souls. Questa trasformazione è revertibile solo con la morte, come in Dark Souls. Usabre il cuore già tramutato e potenzia gli incantesimi del culto draconico della capitale. Quindi si sa proprio andare all in in trasformazione drago. Figo. La sacerdotessa fu ella stessa un drago antico, ma sacrificò quelle fattezze fuori di un misero corpo umano per contribuire a distruzione di Bale il Terribile. Non ci avevo pensato come cosa. Quello che aveva lei come forma fisica era la sua forma umana, perché sappiamo che Vike si era fatto Lansax in forma umana. Ma la forma umana del drago è quello che abbiamo visto adesso? O avranno pure una capacità ancora maggiore di trasformarsi in umani con quindi un aspetto veramente umano? La mia domanda è questa: Vike era un monster fucker oppure no? Mi piacerebbe saperlo. Arma d'ascendenza della comunità draconica. Martello di pietra draconica simile a un fiore antico. Le estremità acuminate formate dai petali e dal nucleo permettono di infliggere ingenti danni ai draghi.
ha varietà unica fulmine draconico floreale. Evoca il fulmine rosso dei draghentini per colpire un bersaglio. Infligge danni da fulmine e riduce temporaneamente la resistenza ai danni dal fulmine. Accumula potenza caricata. Proviamo un secondo. Tanto è un martello piccolo. È un martello piccolo. Il moveset è quello di un normale martello, sì. E l'abilità. Ah, è una versione meno forte della fauce di belva meteoritica. Carino, ma niente di incredibile. Andiamo a controllare dove c'era il cadavere di Egon. Oh, Egon, c'è ancora il suo simbolo qua sulla mappa. C'è qualcosa. E quindi la sacerdotessa se n'è semplicemente andata. Un po' strano come finale della quest. Potrei aver preso qualcosa, anche forse utilizzare il siero dei Tioli ieri in qualche modo strano. Non ho idea. In ogni caso, io ho provato a interagire in tutti i modi. Per quello che a me sembrava logico, non ho trovato niente, purtroppo. Ok, sì, c'è un oggetto sopra di lui. Probabilmente adesso possiamo ottenere il suo set. Chissà se l'avremmo potuto ottenere anche sconfiggendo Bale senza evocarlo. Arco pesante di Egon è quello che utilizzava lui infatti a distante perché non si muoveva. E globo cinereo di Egon. Perché globo cinereo? Leggiamo la sua roba. Arco pesante di Egon. Arma di Egon, il guerriero draconico spezzato. Arco pesante composto da due ossa di drago fissate in una robusta fune. Ricoperto di profondi graffi di artigli. È pervaso dall'ossessione del suo vecchio proprietario, accrescendo la potenza dell'arpione di Egon. Ah, adesso possiamo comprare quindi l'arpione di Egon come abilità speciale, certo. Il set invece, il modo ripetuto guerriero draconico Egon, proveniente da un'armatura composta da una accozzaia di parti. Questa protezione malconcia è a forma di corno. Non direi. Il misero sciacallo dei campi di battaglia trova riscatto nella comunione draconica. Descritto così mi ricordo un pochino Yura. Che Yura in parte ha dei draghi e ti dice di non fare la comunione draconica. Forse era un'idea originale per Yura. Questo qua, ok. Leggiamo anche l'arpione allora a sto punto. Arpione di Egon. Il guerriero draconico spezzato Egon le ha costruite personalmente nel corso della sua agonia per mostrare a Bale il terribile, il vero terrore. Ah. Speravo mi dicessero qualcosa di più di preciso, ma già queste rivelazioni qua in realtà sono molto importanti per quello che rappresenta il regno dei draghi. E questa boss fight qua, sicuramente al momento, la mia preferita del DLC.